vado a New York settimana l'altra, prendo il volo ITA e allora mascherina FPP2 per tutto il volo, non è proprio simpatico. Torno al volo Delta, niente mascherina. È logico che anche a fronte di questo un turista poi sceglie un'altra nazione. Non è un caso che noi adesso abbiamo avuto un recupero molto forte, ma da quando? Da quando sono state tolte tutta una serie di fesserie. Tolte tutta una serie di fesserie e gli stranieri sono tornati a prenotare in Italia in modo importante, tant'è che i dati sono veramente buoni. Noi per la prima volta abbiamo un tasso di riempimento delle strutture alberghiere, che per me è l'indicatore più interessante, quello che mi dice di più come vanno le cose, superiore mediamente di 10 punti sia in aprile che in maggio che in giugno. Quindi, tolte le fesserie, i clienti sono tornati. Vabbè, non è che ci vuole uno scienziato capirlo. Però c'è ancora qualche vischiosità su cui bisogna lavorare. Penso appunto ai voli aerei, decisione a secondo me inspiegabile. Penso ancora a protocolli da rivedere per le crociere, che sono ancora quelli vecchi che adesso invece non hanno più senso. Insomma, è un lavoro costante che vediamo di portare avanti in questi giorni, perché le settimane sono lunghe, proprio per cercare di togliere gli ultimi ostacoli e far sì che questo rimbalzo sia il più forte possibile.